Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento qui a Teleragione. Ieri, mentre preparavo la puntata di oggi, mi è venuto in mente l'incontro che ebbi nel 18 maggio 2018 con l'ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, che era in tour in Europa proprio per perorare a causa di Jorge Glass, il suo ex vicepresidente per molto tempo, quindi vicepresidente dell'Ecuador, perseguitato dalla giustizia ecuadoriana proprio in quanto per il ruolo che aveva svolto. Noi in Italia abbiamo una lunghissima tradizione di utilizzo della giustizia per finalità politiche, per colpire avversari politiche. L'impero, diciamo, il mondo anglosassone ha un'enorme capacità di intelligence, di spionaggio, di dossieraggio, di intercettazioni, di comunicazioni private e raccoglie sostanzialmente dossier su tutti per poi utilizzare questi strumenti nel momento più opportuno. E ricordo ancora le parole che disse all'epoca Correa, dice: noi siamo stati vittime del nostro successo, abbiamo aiutato tantissime persone ad uscire dalla povertà, ma una volta divenute classe media sono andate ad ingrossare le fila dei conservatori, un po' quello che disse 50 anni fa Pasolini quando pronunciò quella che era una sentenza praticamente, vale a dire questi con una lavatrice e un frigorifero si compreranno l'intera classe operaia e più che fu proprio una profezia perché poi di fatto è accaduto esattamente questo. Tra l'altro Correa è stato anche intervistato proprio qui a Visione TV e disse soprattutto in merito al caso Assange, voi tutti ricorderete che Assange ha ricevuto protezione, asilo all'ambasciata ecuadoriana di Londra per 8 lunghissimi anni e fu proprio grazie a Correa se ha potuto godere di questa protezione per tutto questo tempo e Correa proprio qui di fronte a Visione TV. Ospite a Visione TV ebbe a dire che lui rifarebbe quello che ha fatto e che difendere Assange era un dovere morale e che aveva ricevuto molte più pressioni dal Regno Unito quanto piuttosto che dagli Stati Uniti. E l'ultima cosa in merito all'incontro con Correa che vi voglio dire è che quello che mi fece impressione fu quell'uomo dietro il politico, insomma, lui si presentò con un'enorme umanità, aveva l'aria di un uomo sconfitto, un uomo che si era trovato a contrastare forze ciclopiche, pur essendo a capo di uno Stato, insomma, e questo la dice lunga quando ti siedi su quella poltrona e perché noi tutti siamo molto bravi a commentare, a criticare, a prendere posizioni seduti comodamente sul nostro sedere, no? Ancora oggi sento Travaglio e altra gente dare dell'assassino e del criminale a Putin. Poi io vorrei vedere questi personaggi sedersi su quelle poltrone, sulle poltrone di paesi assediati dall'imperialismo e ogni giorno devono prendere delle decisioni importanti in condizioni spesso estreme. Insomma, io vorrei vedere tutti questi critici lì seduti su quella poltrona e vorrei proprio vedere che cosa sarebbero in grado di fare per difendere la sovranità, l'integrità territoriale e gli interessi del proprio paese. Ma veniamo al caso che tratteremo oggi, un caso di una gravità inaudita e proprio per questo praticamente non trattato dai media mainstream italiani. Noi purtroppo siamo dentro ad una spirale
si stanno cancellando, si stanno demolendo settimana dopo settimana quelli che sono stati i pilastri della nostra civiltà, i pilastri della nostra convivenza pacifica, e prima o poi pagheremo le conseguenze di tutta questa distruzione. In Ecuador, assalto all'ambasciata messicana per arrestare l'ex vicepresidente Jorge Glass. Erano già passate le 23 di venerdì 5 aprile, i bar della vicina Avenida Portugal iniziavano a svuotarsi quando la polizia ecuadoriana ha fatto irruzione all'interno dell'ambasciata messicana, arrestando l'ex presidente Jorge Glass, precedentemente condannato per corruzione e rifugiato nell'edificio da metà dicembre. Quindi voi capite, proprio Correa recentemente di fronte alle telecamere di RT ha detto che un atto di questo tipo è tecnicamente un casus belli, perché è esattamente come se la polizia ecuadoriana avesse invaso il Messico per rapire una persona che aveva ricevuto asilo politico da quel paese. Fatti gravissimi, fatti inauditi, eppure sono successi nel silenzio generale dell'opinione pubblica, degli intellettuali, dei politici. E veramente fatti quasi senza precedenti. È un attacco al diritto internazionale e alla inviolabilità dell'ambasciata del Messico in Ecuador. Totalmente inaccettabile. È la barbarie. Si sbracciava furibondo in mezzo alla strada Roberto Canseco, ambasciatore incaricato messicano, in un video diffuso dopo l'assalto che ha portato ad una profonda crisi diplomatica fra i due paesi. Io adesso ho preparato questo video, dura 1 minuto e 30 secondi, non è tradotto, ma se fate caso alle parole si capisce benissimo, ma più che altro quello che mi interessava mostrare è la gravità della situazione. L'ambasciatore, che è il rappresentante del Messico in Ecuador, che viene spintonato, viene atterrato dalle forze di polizia ecuadoriane e usa parole di fuoco contro quello che è veramente un atto di una gravità inaudita che teoricamente, tecnicamente, potrebbe anche portare a una guerra tra i due paesi. Prego, il video. Tenemos imágenes también de cómo el encargado de la Embajada Mexicana en Quito, Roberto Canseco, ahí lo ve en la pantalla, en la chamarra azul, es empujado por oficiales de la policía, cae al suelo y luego narra a medios locales lo sucedido en este allanamiento, en la irrupción de fuerzas policíacas de Ecuador. También vemos a elementos del ejército ecuatoriano en los alrededores de la sede diplomática mexicana, irrumpiendo de forma violenta a la Embajada de México, que pues según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es territorio soberano mexicano de este país que representa la sede diplomática en Quito, en Ecuador. Es una persona perseguida, como lo podemos constatar ¿Usted el día de hoy. han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? Dijimos que estaba pasando. Estábamos por salir No sé y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. Esto es algo totalmente inaceptable. Defendí el honor y la soberanía de mi país. ¿Qué? Voi capite, non si tratta di teatro, non si tratta di una scena. Come ha detto giustamente l'ambasciatore, si tratta di difendere la sovranità e l'onore del mio paese, perché quello che è stato fatto è stata una lesione gravissima alla sovranità e all'integrità territoriale del Messico, che è stato aggredito dall'Ecuador per rapire una personalità politica che, come ha detto giustamente l'ambasciatore, è un perseguitato politico, e coloro che sono entrati sono, come ha detto, dei ladrones.
Parliamo di fatti gravissimi, fatti inaccettabili, caduti quasi in un totale silenzio. Ma ciò che deve inquietare soprattutto è che si tratta della seconda gravissima violazione di una sede diplomatica in pochissimi giorni, avvenuta in totale sfregio della Convenzione di Vienna, come diceva giustamente il commentatore della televisione, che sancisce praticamente l'inviolabilità delle ambasciate, la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. I fatti di Quito hanno seguito, come stavo dicendo, al barbaro e vigliacco bombardamento dell'ambasciata iraniana in Siria, operato da Israele lunedì 1 aprile. Il raid di Israele nella sezione consolare dell'ambasciata iraniana aveva provocato 13 morti, tra cui l'ufficiale iraniano più anziano in Siria, Mohammad Reza Zahedi e altri sei membri delle guardie rivoluzionarie. Si tratta di due fatti gravissimi avvenuti a stretto giro che ci fanno capire che c'è proprio una volontà di forzare la mano per sottoporre il diritto internazionale, il sistema sul quale il diritto internazionale si incardina e l'opinione pubblica ad una sorta di stress test, cioè quello che loro stanno facendo è una sorta di stress test per capire fino a che punto si possono spingere con l'apertura delle finestre di Overton. Diciamo che non essendoci di fatto stata alcuna reazione nel cosiddetto Occidente allargato a questi due fatti, più che una finestra si è aperto un portone di Overton, perché questi fatti dovrebbero generare indignazione totale, dovrebbero essere condannati senza appello, perché nel momento stesso in cui cadono le regole comincia a valere tutto sostanzialmente. Tornando in Ecuador, pochi minuti dopo l'irruzione, il governo ecuadoriano guidato dal 36enne centrista Daniel Noboa rivendicava con orgoglio la decisione argomentando come nessun, questo è un virgolettato, nessun delinquente può essere considerato un perseguitato politico. Vicepresidente nei governi di centrosinistra di Rafael Correa e di Lenin Moreno fino al 2018 ed ex ministro della coordinazione dei settori strategici e delle comunicazioni, Glass è stato condannato a 6 anni di prigione nel caso di corruzione legato al colosso delle costruzioni brasiliano Odebrecht. Successivamente ha ricevuto un'altra condanna a 8 anni per finanziamento illecito del partito Alianza País, nel caso che ha visto condannato anche l'ex presidente Correa. Grass aveva già scontato 5 anni. Io ricordo la dichiarazione accorata della madre quando aveva visto il figlio rinchiuso in un carcere di massima sicurezza assieme ai delinquenti comuni in condizioni igienico-sanitarie precarie. Scontato 5 anni quando nel 2022 il giudice Emerson Curipaglio gli aveva concesso le misure cautelari. Ma a dicembre dello scorso anno, Curipaglio stesso è stato tra gli arrestati per il caso Metastasis, l'inchiesta che ha praticamente ribaltato l'intero sistema giudiziario ecuadoriano per i legami con il narcotraffico. Il 17 dicembre, Glass chiedeva così asilo all'ambasciata messicana. La reazione messicana non si è fatta di certo attendere, portando ad una rottura immediata delle relazioni diplomatiche fra i due paesi. È una violazione flagrante del diritto internazionale e della sovranità messicana. Questo è un virgolettato, sono le parole che ha dichiarato il presidente messicano López Obrador. Il clamoroso epilogo arriva comunque al termine di una settimana di tensione tra i due paesi, tra Messico ed Ecuador. Mercoledì 3 aprile, Obrador, presidente messicano, aveva fatto riferimento alle elezioni ecuadoriane del passato ottobre, sottolineando come l'omicidio del candidato anticorruzione Fernando Villavicencio, avvenuto lo scorso agosto, avesse di fatto impedito alla candidata di centrosinistra Luisa González di conquistare la presidenza. Vale a dire, il presidente del Messico denuncia che l'assassinio di Villavicencio avvenuto ad agosto aveva determinato il ritiro dalla campagna presidenziale della favorita
González, che questo ritiro ha poi favorito l'ascesa al potere del centrista Noboa. La González, data per favorita dopo la morte di Villa Vicencio, aveva annunciato la sospensione della sua campagna elettorale. L'assalto al cuore dello Stato ecuadoriano, da parte dei Narcos, che ha portato alla morte di Villa Vicencio, è stata una vera sfida davanti a tutti. Avvenuta in pieno giorno, 12 colpi per il candidato, 40 colpi in totale, esplosi in pieno giorno durante un comizio elettorale. I sei colombiani arrestati con l'accusa di essere coinvolti nell'assassinio sono stati tutti trovati morti in carcere senza segni di torture o ferite. L'esecutivo ecuadoriano aveva reagito alle allusioni di Obrador, ordinando che l'ambasciatrice messicana Raquel Servir abbandonasse il, scusate, Raquel Serur abbandonasse il paese. A sua volta, il Messico aveva reagito concedendo asilo politico a Jorge Glass. Questo avveniva ancora venerdì. Assieme all'asilo, il Messico aveva richiesto anche un salvacondotto diplomatico per far uscire Glass, ma l'Ecuador aveva rifiutato questo tipo di procedimenti. Il Ministero degli Esteri ecuadoriano aveva negato il salvacondotto. Di lì a poco i media ecuadoriani hanno riportato la notizia di un aumento della presenza di polizia attorno all'ambasciata messicana fino al raid avvenuto nella notte, appunto di venerdì scorso. Attorno a Glass si è stretta tutta la dirigenza del Partito della Rivoluzione Cittadina, che ha sempre sostenuto che le azioni legali fossero parte di un'azione di persecuzioni, o come viene definita adesso in generale, di lawfare contro il movimento. Così si è espresso Rafael Correa, ex presidente dell'Ecuador, in merito a questi fatti gravissimi. Prego la regia di mandare l'immagine, di ingrandire. Ecco qui, queste sono le parole di Rafael Correa. Compatrioti, quello che ha fatto il governo Noboa non ha precedenti nella storia dell'America Latina. Nemmeno nelle peggiori dittature è stata violata l'ambasciata di un paese. Non viviamo in uno stato di diritto, ma in uno stato di barbarie con un uomo improvvisato che confonde la patria con una delle sue piantagioni di banane. Riteniamo Daniel Noboa responsabile della sicurezza e dell'integrità fisica e psicologica dell'ex vicepresidente Jorge Glass. Al Messico, al suo popolo e al suo governo, le nostre scuse e la nostra eterna ammirazione. Rafael Correa, ex presidente, dell'Ecuador. Parliamo, come dicevamo, di fatti gravissimi. L'invasione da parte della polizia dell'ambasciata messicana, bisogna parlare di invasione, non si può utilizzare altro termine, a Quito, è poi costata al governo del presidente Daniel Noboa la maggioranza nell'Assemblea Nazionale dell'Ecuador. Il partito Rivoluzione Cittadino, quello col maggior numero di seggi al congresso e che aveva sostenuto alcune delle iniziative dell'esecutivo Noboa, ha annunciato il 6 aprile che passerà all'opposizione. Il Messico ha già dichiarato che si appellerà alla Corte Internazionale di Giustizia. Paesi politicamente affini come Brasile, Bolivia, Honduras e Venezuela hanno condannato fermamente l'aggressione e anche il Nicaragua, per solidarietà, ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Ecuador. Io capisco che questi sono paesi vicini e che si sentano maggiormente coinvolti, ma il silenzio dell'Occidente di fronte a un fatto gravissimo, un fatto inaudito, è veramente un qualcosa di inaccettabile. Noi che ogni volta stiamo lì a strillare, a strempiare, a stracciarci le vesti per qualsiasi tipo di presunta violazione dei diritti umani, poi rimaniamo in silenzio quando a compiere questo tipo di violazioni sono paesi amici o paesi vassalli. Io ricordo le parole che venivano utilizzate in favore di Navalny, considerato un prigioniero politico, un perseguitato politico, e che le accuse fossero finte. Ovviamente in Occidente si ritiene tutto giusto e tutto legittimo quello che viene operato ai danni di Jorge Glass e ai danni anche dell'ex presidente Correa, che si è dovuto rifugiare in Belgio per non essere anche lui perseguitate.
Vale la pena di ricordare, visto che c'è di mezzo l'Ecuador, che l'ambasciata dell'Ecuador a Londra è stata la residenza temporanea di Julian Assange dal 19 giugno del 2012 fino all'11 aprile del 2019, 8 lunghissimi anni di esilio, 8 lunghissimi anni di arresti domiciliari. La domanda di asilo di Assange era stata accettata dall'Ecuador di Rafael Correa il 16 agosto del 2012. Jorge Glass, rapito in Ecuador venerdì scorso, è stato vicepresidente dell'Ecuador di Correa dal 24 maggio 2013 al 24 maggio 2017. Lenin Moreno, successore di Correa, revocò l'asilo ad Assange consentendo il suo arresto da parte degli inglesi e destituì Glass dal suo incarico di vicepresidente a seguito delle accuse di corruzione nel caso della compagnia Odebrecht. È interessante notare che, secondo Wikileaks, la CIA intendeva rapire Julian Assange dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra e assassinarlo. Quindi prego la regia di mandare l'articolo, si tratta della stampa, quindi sicuramente non può essere accusata di putinismo la stampa, perché si dice che Assange lavorasse per Putin. Wikileaks, la CIA voleva rapire e assassinare Julian Assange. E ricordo che in quel momento Assange era nell'ambasciata ecuadoriana a Londra. Quindi questa idea di assaltare le ambasciate è un qualcosa che non è estraneo all'Occidente e probabilmente nemmeno ai suoi vassalli. Il presunto piano del 2017 durante l'amministrazione Trump. Questo è un articolo del settembre 2021. Prego mandare l'altra immagine e ingrandire. La rivelazione shock arriva da un rapporto di Yahoo News basato sulle testimonianze di una trentina di ex funzionari governativi e dei servizi di Washington. Tra gli scenari discussi anche un possibile scontro a fuoco nel cuore di Londra tra gli uomini dell'intelligence statunitense e britannica da una parte, gli 007 russi dall'altra, se questi ultimi avessero tentato di organizzare l'evasione di Assange. La paura di scatenare una crisi senza precedenti con il Regno Unito e una crisi internazionale dalle imprevedibili conseguenze alla fine fece prevalere nell'amministrazione statunitense la linea della prudenza, ma quello che emerge dalle rivelazioni di Yahoo è uno scenario che oscilla tra il caso Khashoggi e un film sulla guerra di spie alla James Bond. Insomma, chiudiamo la notizia di Glass con la notizia che è circolata ieri di un tentativo di suicidio in carcere da parte dell'ex vicepresidente dell'Ecuador. Questo è il Messaggero, la notizia è presente un po' su tutti i giornali. Ecuador, l'ex vicepresidente Jorge Glass tenta il suicidio in carcere, sarebbe ricoverato in ospedale. Nessuna conferma ufficiale. Questo è un articolo del Post che io giudico forse il più equilibrato. Lunedì l'ex vicepresidente dell'Ecuador, Jorge Glass, è stato ricoverato in ospedale militare a Guayaquil, pochi giorni dopo essere stato arrestato nell'ambasciata messicana a Quito nel corso di un'irruzione della polizia ecuadoriana. Non è chiaro il motivo del ricovero. Secondo il servizio penitenziario dell'Ecuador, Glass si sarebbe sentito male dopo essersi rifiutato di mangiare il cibo offerto in carcere. La polizia dell'Ecuador invece ha detto che Glass avrebbe tentato il suicidio ingerendo una grande quantità di farmaci antidepressivi e sedativi e che al momento si troverebbe in uno stato di coma farmacologico. Per l'ANSA, oramai è diventata una barzelletta di agenzia di stampa, Glass sarebbe stato semplicemente trasferito in carcere. Questo è il titolo dell'ANSA, che il titolo è ciò che la maggior parte delle persone legge. L'ex vicepresidente dell'Ecuador Glass, trasferito in carcere, è accusato di appropriazione indebita di fondi pubblici. Per loro la notizia è il fatto che Glass sia stato trasferito in carcere, non che sia stata assaltata una sede diplomatica dalla polizia ecuadoriana. Stendiamo un velo pietoso sull'ANSA, che veramente oramai è il fantasma di se stesso. Sempre in tema di totale sfregio del diritto internazionale, sono piovute all'ONU come macigne le dichiarazioni del rappresentante della Cina.
Eccolo qui, mentre parla al Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'8 aprile, 2024. Questo è il rappresentante della Cina all'ONU. La situazione attualmente in Palestina è talmente grave che perfino la Cina ha iniziato ad abbandonare i suoi modi proverbialmente felpati. Noi sappiamo che la Cina ha una visione quasi sacrale del diritto internazionale, dei rapporti diplomatici, non c'è mai una parola in eccesso, non c'è mai una parola fuori posto. Questa volta, diciamo, hanno iniziato ad abbandonare questa strategia per passare ai toni più accesi, ai toni più importanti. Prego la regia di mandare l'immagine successiva. Eccolo qui, prego ingrandire. All'ONU la Cina alza la voce contro gli Stati Uniti e contro Israele. La risoluzione 2728 è la prima risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza più di 5 mesi dopo lo scoppio del conflitto di Gaza, che chiede esplicitamente un immediato cessate il fuoco. La sua piena attuazione è il compito più urgente in questo momento. Le risoluzioni del Consiglio sono vincolanti e devono essere pienamente attuate. Si tratta di un obbligo sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'impegno assunto da tutti i paesi al momento dell'adesione alle Nazioni Unite. È indiscutibile e non può essere messo in discussione. Incredibilmente, nel momento in cui è stata adottata la risoluzione 2728, il rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che non era vincolante. Le azioni e le parole degli Stati Uniti non dovrebbero provenire da un membro permanente del Consiglio di sicurezza. Sono una bestemmia verso le sue responsabilità come membro del Consiglio di sicurezza e minano seriamente l'autorità e la credibilità del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Con la presente esortiamo Israele ad adempiere seriamente ai suoi obblighi come Stato membro dell'ONU e a rispettare efficacemente le risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Stanno avvenendo, lo ripeto, fatti gravissimi. Stanno avvenendo fatti che minano fin dalle radici il diritto internazionale, che è, diciamo che sono le regole base di convivenza tra i paesi civili nel mondo. E noi siamo parte integrante e siamo complici di queste palesi violazioni. Quello che sta avvenendo a Gaza, quello che sta avvenendo in Palestina è un genocidio, lo ha affermato la Corte internazionale di giustizia, che ha chiesto ad Israele di non compiere azioni genocidiarie. Parliamo più di 33.000 morti, la maggior parte, la stragrande maggior parte sono civili, la metà sono bambini, per non parlare poi degli orfani e per non parlare poi della diffusione oramai endemica della fame in quelle zone. Ne parleremo nell'ultima notizia. E la situazione, come dicevo, è di una gravità inaudita. Se ci mettiamo anche le ultime dichiarazioni di Borrell, forse il quadro su questo livello di gravità è ancora più chiaro. Prego la regia di mandare l'immagine. Eccolo qua, è il Financial Times. Sono le parole di Borrell: una guerra più ampia in Europa non è più una fantasia. Cioè, Borrell, l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, ci sta dicendo che una guerra a tutto campo in Europa non è più una fantasia, è un qualcosa di possibile, è un qualcosa che può avvenire. Prego di mandare l'altra ritaglio. Queste sono sempre le parole di Borrell. L'Europa deve prepararsi a una potenziale guerra, poiché un conflitto su vasta scala nel continente, oltre l'Ucraina, non è più una fantasia, ha avvertito il capo diplomatico dell'Unione Europea. La Russia minaccia l'Europa, sia attraverso la guerra in corso in Ucraina che attraverso attacchi ibridi contro gli stati membri dell'Unione Europea, ha detto martedì Joseph Borrell,
Borrell in un discorso a Bruxelles. Sarebbe anche il caso che adducesse delle prove Borrell di questi attacchi ibridi. La guerra certamente incombe su di noi, ha detto Borrell. Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia. Ricordo a Borrell che la Russia recentemente è stata oggetto di un attacco terroristico allucinante, in cui sono morte più di 140 persone e tantissime altre sono ferite gravemente. Un attacco terroristico che a detta dei russi vede coinvolta l'Ucraina, vede coinvolta la holding Burisma, nella quale ha lavorato anche il figlio del presidente americano statunitense Biden, che ci sono, sia stato un attacco terroristico nei confronti dei gasdotti Nord Stream, che chiaramente non può che avere una matrice occidentale, perché di certo i russi non si vanno a bombardare i gasdotti da soli, come non si vanno a bombardare la centrale nucleare che è sotto il loro controllo a Zaporozhe. Abbiamo parlato ieri degli attacchi di droni contro la centrale nucleare di Zaporozhe, con rischio di un disastro modello Chernobyl in Europa, e poi il problema sarebbe la Russia che minaccia l'Europa. Borrell, queste sono, ha detto martedì Josep Borrell in un discorso a Bruxelles, la guerra certamente incombe su di noi. Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia. È la prima volta che l'ex ministro degli esteri spagnolo espone la minaccia russa in modo così esplicito, dopo i recenti avvertimenti da parte dei capi militari e leader del Nord Europa sul rischio di ulteriori attacchi russi oltre l'Ucraina. Ora, io sono convinto che gran parte di questi attacchi fanno parte di un progetto di riarmo dell'Europa. È un po' come nel romanzo 1984 di Orwell, si parla di questa fantomatica guerra per mantenere uno stato di tensione sulla popolazione che poi giustifichi la militarizzazione della società e, nel nostro caso, anche spese folli in armamenti. Recentemente c'è stato un articolo del Telegraph, non vi ho preparato il ritaglio, ma se andate su Telegram lo trovate facilmente, in cui il giornale britannico diceva che noi occidentali siamo viziati di welfare e che dovremmo cominciare a rinunciare al welfare e produrre munizioni, sostituire la sanità, sostituire l'istruzione, sostituire gli incentivi alle imprese e alle famiglie con i proiettili, perché siamo viziati. E infatti si vede i milioni di poveri che ci sono in Europa e che aumentano di settimana in settimana quanto sono viziati. Invece, quanto sono viziati i burocrati di Bruxelles, i burocrati che noi stipendiamo lautamente per condurci in guerra, questo purtroppo non è dato di saperlo. Prego di mandare la prossima ritaglio. Il ministro della difesa danese a febbraio ha affermato che la Russia potrebbe mettere alla prova la solidarietà della NATO entro 3 o 5 anni. Il muro di Berlino è stato sostituito da un anello di fuoco intorno a noi. Non è che la Russia è circondata di basi della NATO, la Cina è circondata di basi della NATO, no, sono loro che circondano noi, ha detto, riferendosi anche alla guerra tra Israele e Hamas, che ovviamente è provocata da Putin, e all'instabilità nell'Africa settentrionale. Anch'essa non è determinata dal colonialismo europeo in Africa, è sempre Putin, cioè tutto ciò che è emancipazione, che è affrancamento dal colonialismo, è vista come una minaccia. Non è che in Israele c'era una minoranza, che sono i palestinesi, che sono vessati, sono chiusi in un lager a cielo aperto, no, la colpa è sempre degli altri, noi siamo sempre innocenti. Il conflitto ai confini dell'Unione Europea ha messo in luce il settore della difesa, e infatti, ecco, questo è il punto poi sostanziale, no? A Roma si dice dimmi il Pantheon, no? La rotonda. Il settore della difesa, il sottoinvestimento delle capacità militari del blocco, ha anche spaventato le capitali che temono che gli Stati Uniti possano ritirarsi dal loro luogo a lungo termine di massima garanzia di sicurezza del continente, se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. Sai io quanto mi sento protetto dalle basi americane in Italia? Io sinceramente mi sento sottomesso, io sinceramente mi sento colonizzato, io sinceramente mi sento umiliato, io sinceramente
perché mi vergogno della politica dell'Europa, mi vergogno dei miei politicanti, mi vergogno del neocolonialismo, mi vergogno di Borrell che ogni volta che apre bocca combina danni, no? E Borrell è quello del giardino e dei selvaggi. Prego l'ultima slide in merito a questa notizia. Abbiamo bisogno di un nuovo veicolo finanziario intergovernativo paragonabile a quello che abbiamo creato durante la crisi finanziaria dell'Eurozona. Vedete che poi alla fine arriviamo ai soldini, no? Il resto è tutta fuffa, è tutta propaganda, come per il riscaldamento globale, come per i vaccini, perché poi alla fine questi sono dei piazzisti che devono vendere qualcosa, che siano i vaccini, che siano le politiche folli, green, o in questo caso le armi, che chiaramente sono green, perché poi non c'è assolutamente contraddizione tra le loro narrazioni. Da una parte vogliono la guerra totale, dall'altra parte ci vogliono salvare dall'riscaldamento globale, ci fanno cambiare la panda e la caldaia, ma ci fanno produrre carri armati, ci fanno bombardare i palestinesi, forniscono armi all'Ucraina affinché sempre più ucraini vengano massacrati e sempre più quel territorio venga devastato. Prego, ingrandire. Alcuni leader dell'Unione Europea hanno chiesto che tali finanziamenti vengano raccolti tramite obbligazioni di difesa congiunte, mentre altri che si oppongono all'idea di maggiore debito comune sostengono un allentamento delle regole che consentirebbe al bilancio dell'Unione Europea di finanziare le armi. Trump, che secondo i sondaggi è testa a testa con il presidente Joe Biden, ha minacciato di non difendere gli alleati della NATO in Europa che non spendono abbastanza per la difesa. Quindi è una sorta, dobbiamo pagare il pizzo alla mafia. Ciò avviene nel contesto di una più ampia spinta politica da parte di Washington a concentrare la propria potenza militare più sull'Asia che sull'Europa. È quello che diciamo da tempi. Gli Stati Uniti si vogliono disimpegnare dall'Europa perché oramai è completamente assoggettata, non c'è più bisogno della presenza fissa loro, si possono spostare a Oriente perché tanto l'Europa oramai fa da sola, diciamo, oramai completamente col pilota automatico, no? Vi ricordate Draghi, no? Il pilota automatico, oramai andiamo con il pilota automatico secondo i desiderata della NATO e quindi loro si possono concentrare sulla Cina mentre noi ci concentriamo sulla Russia, mentre Israele si concentra sull'Iran. Andiamo avanti. Ciò avviene... difende gli alleati dell'Europa che non spendono abbastanza per la difesa. Ciò avviene nel contesto di una più ampia spinta politica da parte di Washington a concentrare la propria presenza militare più sull'Asia che sull'Europa, e la sostituzione della Nuland con Kurt Campbell è la testimonianza di questo cambio di rotta. L'ombrello americano su cui abbiamo fatto affidamento fin dalla guerra fredda potrebbe non essere sempre aperto, ha detto Borrell. Forse a seconda di chi governa Washington non possiamo fare affidamento sull'America per proteggere. All'interno di un'alleanza le priorità dei singoli membri possono cambiare, ha aggiunto Borrell. Fonte Financial Times, l'ottima traduzione è da parte del canale Telegram Giubbe Rosse, dal quale ho preso questa notizia. Noi dobbiamo sempre ricordarci che il lavoro che facciamo è frutto di un'intelligenza collettiva. Io non sono un fenomeno, sono una persona comune, come lo siamo tutti noi. Quello che conta è l'impegno collettivo, quello che conta è utilizzare le piattaforme social, internet, per creare quell'intelligenza collettiva, quella circolazione, che le idee che non sono proprietà di nessuno, ma che sono un patrimonio di tutti. Queste informazioni sono un patrimonio di tutti. Basta con i personalismi, basta con gli egoismi. Qui non c'è nessuno che è un fenomeno, nessuno ha la capacità di leggere tutto, di studiare tutto, di ricercare tutto. Quello che facciamo è un'azione collettiva, è attivismo politico nella sua più pura espressione. Ed è un qualcosa che va fatto da parte di tutti e che le informazioni devono circolare, perché l'unica cosa che loro temono veramente è la corretta informazione. E questa, a mio modo di vedere, è corretta informazione, quella che fa Giubbe Rosse, quella che fa Laura Ruggeri, quella che fanno tantissime persone che si basano sui fatti e che utilizzano le notizie mainstream per smontare dall'interno le loro stesse narrazioni. È quello che noi dobbiamo fare se vogliamo riuscire a parlare a coloro che non la pensano come noi. L'ultima notizia che vi do per oggi riguarda la Palestina ed è veramente paradigmatico dello stato comatoso delle informazioni in Europa, in particolare in Italia.
In Italia non è possibile nessuna critica nei confronti di Israele, c'è un timore reverenziale nei confronti di Israele che è una vergogna nazionale. Abbiamo visto proprio ieri come Repubblica abbia bloccato l'intervista a Gali perché mancavano dei fantomatici riferimenti ad Hamas ed è stata cancellata dalla stampa pochi minuti prima che appunto il giornale venisse stampato e c'è stata la minaccia e il ricatto di Molinari che ha detto la manderemo solo se Gali farà un riferimento esplicito ad Hamas. Se andiamo in Israele esiste Haaretz che è un giornale che fa informazioni nel quale lavorano intellettuali veri, liberi. Voi immaginate il clima di pressione che ci sarà in Israele nei confronti della stampa. È stata promossa una legge che di fatto consentirà a Israele di cacciare via dal paese tutte le testate, tutte le televisioni non gradite in prima linea Al Jazeera, però giornale Haaretz si può permettere di accusare esplicitamente. Adesso io vi leggerò tutto l'articolo. Questo è un articolo di Davide Malacaria che sta facendo un lavoro eccezionale su Piccole Note. Io vi invito sempre a seguire il canale Telegram di Piccole Note perché è un canale Telegram fatto veramente bene. Questi articoli sono fatti veramente bene, sono veramente curati ed è un piacere leggerli. E risparmia a noi veramente tanto lavoro perché c'è chi fa il proprio lavoro fatto bene e qui ritorniamo al discorso dell'intelligenza collettiva. Se ciascuno di noi fa il proprio lavoro in maniera corretta e onesta o intellettualmente ne guadagniamo sicuramente tutti. Il problema sono quelli che avvelenano i pozzi, il problema sono quelli che fanno propaganda, il problema sono quelli che manipolano le notizie, vedi l'ANSA, vedi la DN Kronos, vedi Repubblica e tutta la compagnia danzante. Quindi Haaretz si permette di dire quello che i giornali italiani e i giornali europei non dicono. Andiamo a leggere questo articolo di ieri, prego, ingrandire, creare, pensate, questo è un giornale israeliano, creare la fame di massa è moralmente proibito e mina il diritto morale dello Stato di Israele a esistere. Cioè, voi pensate se un giornalista italiano scrivesse una cosa del genere, verrebbe fucilato immediatamente. Ogni guerra giusta ha i suoi limiti e l'affermazione che l'obiettivo giustifica i mezzi è sia dannosa che errata. Così Yuli Tamir Suarez, che spiega come la filosofia abbia cercato da sempre di stabilire ciò che è consentito da una prospettiva morale e utilitaristica e che tale limite è stato ampiamente superato a Gaza. Andiamo avanti. L'articolo è lungo, ma ve lo voglio leggere tutto perché è veramente, veramente fondamentale. Cioè, nessuno di noi potrebbe trovare delle parole più appropriate di queste. A tale proposito, ricorda l'allarme lanciato a gennaio da Raif Hussain, capo economista del Programma Alimentare Mondiale, quando ha annunciato che l'80% delle persone che vivono nella striscia di Gaza soffrono di una fame catastrofica. Non ho mai visto nulla di simile, sia in termini di portata, di dimensioni, ma anche per il ritmo con cui si è svolto. Quindi quando parliamo di tentativo di genocidio, quando parliamo di tentativo di pulizia etnica, siamo nel giusto. È corretto parlare in questi termini. Lo dicono anche fonti israeliane, lo dicono anche fonti del Programma Alimentare Internazionale, quindi fonti che teoricamente, praticamente, sono terze e comunque non possono di certo essere accusate di essere viziate da conflitto di interessi, mentre lo sono ampiamente tutti gli altri. Andiamo avanti con la lettura dell'articolo fondamentale. L'attuale leadership israeliana, aggiunge la Tamir, ci rende tutti complici. Siamo complici del fatto che le persone muoiono di fame e hanno sete, che si uccidono a vicenda per una fetta di pane, che mangiano cibo per uccelli e bevono acqua stantia. Siamo complici del fatto che gli operatori umanitari vengano uccisi durante l'azione più umana e morale possibile, la distribuzione di pasti caldi. Sicuramente Tamir si riferisce all'assassinio da parte di Israele
degli operatori della World Central Kitchen uccisi deliberatamente da un drone israeliano che ha attaccato il convoglio di macchine dell'associazione perfettamente contrassegnata e riconducibile, oltre al fatto che aveva comunicato l'itinerario di spostamento. Andiamo avanti. Quando beviamo il caffè la mattina e scegliamo che tipo di latte vogliamo e se berlo in un bicchiere o in una tazza di carta, siamo complici della fame. Quando pensiamo alla mensa pasquale e all'esodo dall'Egitto, siamo complici della fame. Quando ci arrovelliamo se servire pesce alla marocchina o pesce gefilte, siamo anche lì, siamo complici della fame. Anche quando dormiamo la notte, siamo complici. Parole come macigni, parole come pietre. Andiamo avanti. Quindi, evocando le lamentele israeliane per la condanna del mondo, annota: le azioni compiute oggi sono evidentemente atti immorali che mirano l'identità morale dell'intero Stato di Israele e dei suoi cittadini. Molti israeliani hanno affermato dopo il 7 ottobre che tutti gli abitanti di Gaza erano colpevoli perché avevano eletto Hamas ed erano complici del suo governo, e anche che nessuno è innocente a Gaza perché tutti gli abitanti di Gaza lo sapevano e stavano zitti. Allora, come gli abitanti di Gaza, anche noi siamo tutti complici. Niente di tutto ciò significa che loro o noi meritiamo di morire di fame, di essere uccisi da un razzo, da un coltello o da una bomba. Significa che ci assumiamo la responsabilità e che dobbiamo pronunciarci contro un governo che ci rende complici contro la nostra volontà. Andiamo avanti. Dello stesso tenore, ma a più ampio respiro, un altro articolo di Haaretz, a firma stavolta di Gideon Levi, intitolato "In 6 mesi a Gaza, la peggiore guerra mai condotta da Israele ha ottenuto solo morte e distruzione. Una guerra", annota il cronista, "in cui è evidente che i benefici sono trascurabili, anzi inesistenti". Andiamo avanti. Certo, Israele dovrà reagire all'attacco del 7 ottobre, afferma Gideon Levi, ma se questi sono i risultati, sarebbe stato meglio dare prova di moderazione, punire chi dovesse essere punito per gli errori del 7 ottobre e voltare pagina. Tutti ne avrebbero beneficiato, tranne l'ego virile e militaresco di Israele, che impone sempre risposte e punizioni sproporzionate. Nemmeno il più avanzato radar di penetrazione del suolo potrebbe scavare tra le rovine di Gaza e tra le sue tombe per trovare un solo beneficio derivato a Israele da questa guerra. Le montagne di danni senza precedenti, al contrario, sono visibili a occhio nudo. Non solo, il danno che Israele ha inferto alla sua immagine internazionale, scrive Levi, è irreversibile. Ci vorranno anni per risalire la china ed è normale che il mondo condanni Tel Aviv. E conclude: siamo sempre stati indifferenti alla sofferenza dei palestinesi, ma ora abbiamo raggiunto nuovi mostruosi record di indifferenza. Ripeto, volevo rileggere, scusate, regia, l'ultimo pezzetto perché veramente siamo sempre stati indifferenti alla sofferenza dei palestinesi, ma ora abbiamo raggiunto nuovi mostruosi record di indifferenza. Andiamo avanti. Gli arti vengono regolarmente amputati ai palestinesi nel carcere di Sde Teiman senza che vi sia alcuna reazione. Ci sono 17.000 bambini a Gaza orfani o separati dai genitori e niente. I medici israeliani non protestano per Sde Teiman, né lo fanno i suoi assistenti sociali per i bambini che muoiono di fame, per quanti sono morti o sono stati uccisi. Siamo diventati dei mostri. Non solo nel nostro agire, ma soprattutto nella nostra apatia. Il 7 ottobre, domenica di 6 mesi fa, il 7 ottobre, domenica di 6 mesi fa, ha distrutto la coscienza degli israeliani, che da allora hanno prestato attenzione solo al loro dolore. Ma quando il centro medico più grande e avanzato di Gaza, Al-Shifa, è stato dato alle fiamme, con esso è bruciata anche l'anima di Israele. Alla fine di questa guerra, Gaza sarà distrutta e assassinata e vedremo, guardandoci allo specchio, un volto diverso. Il mondo ci tratterà di conseguenza, proprio come ci aspetteremmo che tratti qualsiasi stato malvagio che agisca in questo modo. Voi immaginate se è possibile trovare parole del genere su un giornale europeo, su un giornale italiano. I prossimi 6 mesi di guerra potrebbero essere anche peggiori dei primi. Un'invasione di Rafah potrebbe far sembrare gli omicidi di massa che abbiamo perpetrato finora solo il trailer di un film. Parla di omicidi di massa.
I nuovi orrori di Rafah, tra l'altro, porterebbero il livello dello scontro con Hezbollah al parossismo e potrebbero scatenare una guerra con l'Iran e altri paesi della regione contro i quali Tel Aviv rimarrà sola. È meglio non entrare in questi scenari horror affatto realistici. È meglio fermarsi qui, smettiamola con gli scenari apocalittici e fermiamo la guerra. I primi 6 mesi ci sono bastati, sono più che sufficienti, siamo finiti in una strada senza uscita. Io penso che non ci sia veramente, veramente da aggiungere altro. Questo dovrebbe essere un manifesto. Questo articolo non dovrebbe finire soltanto su piccole note, non dovrebbe soltanto finire su Inside Over diretto attualmente da Fulvio Scaglione, dovrebbe essere su tutti i giornali. Le parole di Arez dovrebbero essere riportate su tutti i giornali, dovrebbero essere lette in tutte le televisioni. Forse solo a quel punto si riuscirà a fermare questo orrore, si fermerà la volontà omicidiaria, genocidiaria, la volontà di pulizia etnica da parte di Israele. Questo è tutto per oggi. Io, come sempre, non posso che appellarmi a voi per sostenerci. Io ricordo che le nostre trasmissioni sono seguite mediamente da 20.000 con punte di 40.000 persone al giorno e che una donazione, una tantum di 3 euro, che sono 3 caffè in un mese, ci potrebbe consentire di fondare una redazione stabile a Roma e cominciare a pensare di assumere del personale per migliorare il nostro lavoro. Non lo facciamo sicuramente soltanto per noi, chiaramente essere sgravati di parte del lavoro ci consentirebbe di lavorare in maggiore scioltezza, in maggiore serenità e in maniera sicuramente più appropriata. Noi purtroppo non riceviamo fondi pubblici, non abbiamo grandi sponsor alle spalle, lavoriamo in totale indipendenza, ma mai vorremmo lavorare diversamente, mai vorrei avere un editore che è diverso da quello che in questo momento mi consente di avere la massima libertà, la massima autonomia. Nessuno sa mai quello che io faccio, lavoro in tutta autonomia, scrivo i miei pezzi, scrivo le mie trasmissioni, comunico soltanto le slide che voglio che siano trasmesse e nessuno mi ha mai chiesto di modificare una virgola, non come avviene in Repubblica e in tutte le altre testate. Ma soprattutto noi rimaniamo e rimarremo sempre strettamente attinenti ai fatti e, ove possibile, cercheremo sempre di utilizzare le loro narrazioni, le loro informazioni per ritorcergliele contro, perché è l'unico modo per essere totalmente e completamente inattaccabile. Grazie, appuntamento a domani.